tasse. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto da Primark l'altro giorno. Sono un po' di cosine sempre che riguardano la casa. Ho preso qualcosina di beauty, vestiti non ne prendo mai da Primark perché non mi piacciono. Parto da questa lampada da scrivania che quando l'ho vista mi è piaciuta molto, infatti ho deciso di prenderla, costava soltanto 10 euro. Ovviamente è leggerissima perché sembrerebbe essere in plastica, anche la lampada stessa è in plastica. L'unica cosa, ho messo le pile e fa pochissima luce, cioè guardate, ci sono questi fili di luce che scendono, però sono praticamente due in croce, fanno davvero pochissima luce, mentre nel disegno sulla scatola sembrava che facessero molta molta più luce, cosa che invece non fa. E poi ho notato che si sta staccando, si sta scollando questa parte geometrica, quindi probabilmente andrò a cambiarlo. Comunque è una lampada da scrivania color rame, mi piace molto, mi piaceva questo dettaglio geometrico e la lampadina a vista in questo modo, però ripeto, fa davvero poca luce, quindi è soltanto decorativa più che funzionare poi da lampada vera e propria, però no, non è male. Dopo, un'altra cosa che ho preso è stato questo specchio, non voglio accecarvi, vediamo, ok, questo specchio, cioè sia così che nero, un po' più classico, diciamo, come forma e anche color rame. Io ho preso questo il classico argento, che voglio portare a casa nuova e utilizzarlo sulla mia vanity table, l'angolo trucco che realizzerò. Volevo mettere a vista uno specchio, questo mi piaceva. Tra l'altro anche i LED incorporati, c'è lo specchio sia da questa parte che da questa, ingrandito con lo zoom, insomma, questo l'ho pagato 10 euro e devo dire che è fatto molto bene, anzi mi stavo sbagliando, l'ho pagato 15 euro. Poi ho preso queste ciabattine, queste pantofole molto molto carine con il panda, ho preso la taglia 38-39, queste le ho pagate 7 euro e mi piacciono molto. Ho già acquistato in passato pantofole, ciabatte morbidose e mi sono sempre trovata bene, le utilizzo praticamente sempre in casa e adoro queste super carine coccolose che tengono molto caldo, quindi quando distruggo quelle che ho ne acquisto sempre di nuove, solitamente le prendo da Primark. Guardate quanto sono dolci, le trovo davvero belle. E poi in realtà questa settimana da Primark di pantofole carine non ce n'erano, le uniche belle secondo me erano queste, poi le altre erano tutte pantofole molto semplici, colori tinta unita, niente di che. Poi vabbè, ogni volta che vado da Primark, se ho finito, se sto finendo i dischetti di cotone, li acquisto sempre perché con questi mi ci trovo davvero bene, costano poco, 75 centesimi questo pacco da 120 dischetti, e questo grande, e questi grandi per rimuovere il trucco del viso, questi costavano 1 euro, ci sono all'interno 50 dischetti, mi durano un bel po', questi un po' meno perché ne utilizzo 2 alla volta per struccare il viso. Queste invece mi durano parecchio, costano poco, mi piacciono, quindi quando mi servono le acquisto sempre da Primark. Poi ho preso queste lucine, ogni volta che trovo delle lucine carine da Primark ci casco sempre. Queste le ho pagate 3,50 euro e hanno incorporate le mollettine, ve le faccio vedere, faccio una ripresa poi fuori dalla scatola per farvi capire meglio. Comunque ci sono le mollettine per poter attaccare le fotografie vintage o comunque fotografie polaroid da appendere poi nella stanza, e il filo delle lucine ovviamente è rose gold. A 2,50 euro ho preso questo calendario da scrivania con la base in legno e poi c'è questo fogliettino con il calendario appunto del mese, in questo caso di gennaio, ed è, lo trovo davvero molto carino con i numeri dorati. E poi i cartoncini vengono riproposti in rosa, in bianco e in azzurro, vengono alternati per ogni mese. 2,50 euro, l'ho trovata un'idea carina per avere sempre sott'occhio la data di quel giorno, comunque il calendario, visto che non ho nessun calendario in camera, ho pensato di prendere questo perché l'ho trovato davvero bello. Poi mi piacciono i colori, mi piace che ci sia la base di legno, e quindi insomma li ho presi, e anche questi finiranno nella mia scrivania a casa nuova che non vedo l'ora di completare. Poi ho preso questo planning settimanale che adoro, secondo me è fatto davvero benissimo, l'ho pagato soltanto 3 euro, e inoltre oltre ad esserci il planning appunto settimanale e anche il to-do list, qui accanto c'è
questa penna che in realtà è fatta come se fosse una matita, e poi dietro c'è anche questa bacheca, diciamo, che ha la calamita, quindi si può anche appendere. La trovo un'idea davvero molto molto bella. Mi piacciono molto i colori che sono stati utilizzati, i font per i giorni della settimana, l'idea in sé mi piace molto. Ogni volta che trovo queste chicche da Primark le prendo sempre. Poi ho trovato questa deliziosa mascherina per gli occhi che si trovava nella zona dedicata ai viaggi, quindi dove ci sono le valigie e altre cose, insomma, per i viaggi. C'era anche questa mascherina, in realtà ce ne erano tre, questa secondo me è la più bella, con questo cagnolino con le orecchiette che sta dormendo. Questa costava soltanto 2,50 euro ed è, ragazzi, fatta benissimo. E nello stesso reparto ho trovato soli 3 euro questo lucchetto carinissimo con questo musino, sembrerebbe o una renna oppure una volpina, non lo so. E c'erano altre faccine e c'erano anche le valigette, però questa è stata la mia preferita. Quando viaggio chiudo sempre la valigia con il lucchetto, e appena ho visto questo ho detto no, vabbè, lo devo troppo avere. Mi era sfuggito questo set di penne, sempre realizzate come l'altra, quindi che sembra una matita, però in realtà è una penna. 1,50 euro queste tre penne, bianca, color legno e rosa. Poi, passando alla categoria beauty, ho preso questo set di due spugnette che ho pagato 2 euro, sono delle simili beauty blender, però ricoperte di glitter, e quindi ho detto, vabbè, ci sono i glitter, le voglio provare. In passato ho già preso delle spugnette, mini spugnette tipo mini beauty blender, per applicare il correttore da Primark, e devo dire che per quello che costano mi piacciono, e quindi ho voluto dare una chance anche a queste, le proverò e vi farò sapere come sono. Poi ho preso, per la prima volta, perché non ho mai acquistato maschera da Primark, ho fatto scorta. Ed ho preso questa maschera al costo di 1,50 euro, è una maschera illuminante, una maschera in tessuto. Poi ho preso queste striscette per rimuovere i punti neri, queste le ho pagate 1,50 euro, voglio provare, sono davvero curiosa. Poi ho preso queste due maschere della stessa linea, una è una maschera super idratante, questa rossa, e invece questa è una maschera energizzante. 2 euro, però poi in cassa sono passate a 1,50 euro. E le ultime che ho preso sono queste tre. Queste costavano di più, 4 euro. Questa è una maschera illuminante oleografica, sono curiosa di vedere com'è. Questa invece è una maschera nutriente con disegnata questa gattina, e poi una maschera idratante. E questa è ricoperta di omili di pan di zenzero. Questa era scontata a 2,50 euro. Fatemi sapere se vorreste un video dove le provo insieme a voi, dove ne provo una insieme a voi. Fatemi sapere magari quale di queste vi piacerebbe vederla all'opera in un video. Queste tre sono sicuramente quelle che mi incuriosiscono di più, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vederle all'opera. Poi ho fatto sono stata da Tiger per vedere le cose di San Valentino, ma poi in realtà ho preso soltanto due cosine. Ho preso queste tovagliolini con il cuoricino rosa su sfondo rosso, carini. E poi ho preso questi stickers, sempre a tema San Valentino, quindi pieni di cuori. Ci sono questi con le scritte love, cuoricini neri e rose gold. Adoro, costavano 1 euro l'uno. Poi questi sono tutti dei cuoricini oro, dorati, mi piacciono molto questi colori, non vedo l'ora di utilizzarli sulle mie agende. E poi l'ultimo set è questo l'ho preso principalmente per questi tre, che mi piacevano davvero un sacco. Poi sono stata da Stradivarius e ho preso, sempre in categoria cartoleria, questa agenda, che secondo me è fatta davvero benissimo. Poi mi piacciono un sacco i colori a righe bianche e neri con i dettagli dorati. L'ho pagata 12,95 euro, ed è fatta benissimo. È un'agenda settimanale, e ho notato, utilizzando già un'agenda settimanale, che quella giornaliera è un po' sprecata per l'utilizzo che faccio io, quindi ho preferito prendere questa giornaliera. Ed è fatta davvero bene, per ogni mese c'è il segnapagina, diciamo, sempre nero. Mi piacciono un sacco questi colori, il bianco e il nero, visto che ho già un'altra agenda settimanale di Mr. Wonderful che è tutta super colorata, ho voluto prenderne anche una invece un po' più seria, diciamo, quindi nera e bianca, che
è veramente top, fatta bene. Mi piacciono le cose ultimamente di cartoleria che ho visto da Stradivarius, e queste mi ha proprio catturato. Nulla, vi ho fatto vedere le cosine che ho preso questa settimana in questi negozietti, principalmente da Primark. Pollice in su se volete continuare a vedere i video haul, così continuerò a registrarli. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto. Ciao!